Ciao fenomeni, bentornati al secondo appuntamento speciale Visu Maschere del Carnevale del Monte Bracco. Nella scorsa puntata abbiamo ascoltato le parole delle maschere di Barge, Revello ed Envie. Ci rimangono pochi paesi, oggi tocca Rifreddo, Cardè e ultima, ma non per importanza, Paesana. Il primo personaggio che andremo a vedere quest'oggi è Louise, la maschera di Rifreddo, raccontata da Marco Brondino, un caro amico di vecchia data. Sentiamo cosa ha da dirci. Buongiorno a tutti, mi presento, io sono Louise, sarei la maschera principale di Rifreddo. Louise, diciamo che prende il suo nome dal santo patrono di Rifreddo, appunto San Luigi, che si festeggia a luglio. Come maschera sono sempre accompagnato dalla Bella Lasardera, anche qui un nome un po' particolare perché Bella Lasardera non si sa bene a cosa è riferito. Comunque, Lasardera, diciamo che visto che Rifreddo ha un'esposizione come paese sempre al sole, gli abitanti in passato venivano definiti Lasardè. Appunto perché prendeva tutto il giorno il sole, e proprio da questo nome allora abbiamo trovato nel passato il nome Lasardera da trovare come accompagnatore a Louise. Il nostro carnevale diciamo che non ha mai avuto una data proprio fissa. In passato si faceva all'inizio del carnevale grande, nel carnevale grosso delle maschere, tipo il terzo sabato del carnevale, ultimamente è stato spostato più avanti per semplici questioni di comodità. Comunque diciamo che i giorni sono più o meno i giorni prima della settimana santa. Si partiva col venerdì mattina anche adesso negli ultimi anni si parte col venerdì mattina dove si vanno a trovare i bambini nelle scuole, negli asili, poi si passa al sabato, dove c'è il solito ballo in maschera con i bambini il pomeriggio, la cena con l'investitura delle maschere, e poi si finisce la domenica, dove c'è la giornata, diciamo, più importante, quella più grande del carnevale vero e proprio di Rifreddo, dove partecipano anche i carri allegorici, arrivano tutte le maschere, diciamo, del Saluzzese a far festa tutti insieme. Insieme alla figura di Louise e della Bella Lasardera, troviamo i Page e Damigelle, che anche qua non hanno avuto mai un numero fisso. In passato il numero del gruppo era sempre abbastanza ristretto, quattro persone, non di più: Louise, la Bella Lasardera, un Page e una Damigella. Col passare degli anni i numeri sono cresciuti, fino ad arrivare adesso dove siamo circa 5-6 Page, 5-6 Damigelle. Io sono Marco Brondino, ho 27 anni e stranamente non c'entro nulla col paese di Rifreddo perché sono di Sanfront. Però sono stato adottato dalla compagnia del carnevale molto volentieri e sono contento di questa cosa. La mia avventura del carnevale in realtà parte nel 2015 nel paese di Saluzzo, come Ciafferlinot. Accompagnavo allora il Carlo Ponte Ciafferlin e da lì è cominciato tutto un via vai di avventure col carnevale. Un anno e mezzo a Saluzzo, poi sono passato a Rifreddo e dal 2017 in avanti sono lì. Prima ho rappresentato un paggetto di Rifreddo e gli ultimi 3 anni li sto figurando come Louise. Diciamo che a me il carnevale è sempre piaciuto, è nata un po' un'avventura, come dire, non programmata, perché sinceramente non mi aspettavo mai di entrare nel mondo del carnevale e è successo tutto un po' così. Un giorno mi sono ricevuto una telefonata chiedendomi dalla fondazione di Amleto Bertoni Saluzzo, chiedendomi di partecipare al carnevale. Ma io il carnevale l'ho sempre visto come carri e sinceramente le figure delle maschere non erano molto conosciute su di qua, specialmente a Sanfront, dove a Sanfront non sono presenti le maschere. E allora ho detto: ma sì, proviamo. Era un periodo che il lavoro me lo permetteva e da lì è partito tutto. Abbiamo cominciato con Saluzzo e poi piano piano, conoscendo tutto il giro dei personaggi della valle, siamo finiti a Rifreddo. E come abbiamo detto prima, ci sono Page e Damigelle, anche lì ho cominciato come paggetto, quindi una figura di secondo piano, però sempre molto importante. Io con la mia fisarmonica, già da allora giravamo andando in case di riposo, scuole e asili. L'ho portato avanti sempre nella figura di Louise, la questione della fisarmonica, andando sempre in case di riposo e asili. E niente, spero che la questione continui ancora per qualche anno, anche se ormai l'età dovrebbe lasciare il posto a qualcun altro, diciamo, dovrebbe lasciare il posto a qualcun altro. Comunque, altro da dire, niente, volevo ricordare magari i personaggi che rappresentano il paese di Rifreddo. Allora, abbiamo detto chi sono io, che sono la figura principale, Louise. Abbiamo la figura femminile, la Bella Lasardera, che è rappresentata da Martina Paolino. E poi abbiamo Paggi Damigelle. Adesso spero di non fare nessuno sbaglio e di ricordarmeli tutti perché siamo abbastanza numerosi. Allora, come Damigelle abbiamo Marta e Elena, anche loro ormai che già qualche anno che lo fanno. Poi abbiamo Gloria, Veronica, Giulia e in teoria dovrebbero essere tutte lì, se non erro.
Come Paggetti, invece, abbiamo anche qui giù una lunga sfilza. Abbiamo Pierpaolo, abbiamo Nicolò, abbiamo Ivan, abbiamo Alessandro, Fabio, Gabriele e poi non posso dimenticare Giacomino, che anche lui è stato un Luis per 2 o 3 anni, se non sbaglio, 3 anni forse anche lui. E anche lui è una figura molto importante nel paese del rifreddo, molto conosciuta e anche specialmente nel carnevale. Niente, cosa dire? Vi saluto e speriamo in un carnevale migliore il prossimo anno. Non mancate il carnevale di rifreddo, mi raccomando, perché un paese al mare. Diciamo così, siamo tutti un po' scoppiati. Comunque, grazie mille a tutti e buona giornata, arrivederci. E Luis, 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 e la bella Lazzardera, leve sempre un bel sorriso, da mattina fino alla sera, e su ma belle sì, tutti insieme per cantare, cantuma tutti insieme, viva, viva il carnevale. Grazie Marco per averci raccontato la storia di Luis della Vela Lasardera. Lui è sempre molto rapido e conciso nelle interviste. Comunque, grazie mille. Continuiamo adesso con un altro paese, ovvero Cardè, dove abbiamo incontrato Arianna e tutti i suoi compagni di avventura. Sentiamo anche loro che cosa hanno da raccontarci. Ciao a tutti, noi siamo le maschere di Cardè, io rappresento il Portunè, lei la marchesina. Il Cardè è un piccolo paesino sulla riva destra del Po, di circa 1.000 abitanti ed è stato fondato nel 1200 dal marchese di Saluzzo. E adesso Arianna vi racconterà la storia delle nostre maschere. La nostra storia è stata tratta da un libro scritto da un nostro compaesano nel 1995, è una storia d'amore tra appunto Marchesina e Portunè e ha sicuramente degli elementi realistici, come possono essere appunto i nostri personaggi che sono realmente esistiti, e poi appunto la storia è stata creata in modo fantasioso dall'autore. Nella storia appunto la Marchesina abitava nel castello di Cardè, situato dove ora c'è l'attuale ponte, e il Portunè lavorava appunto, aveva la funzione di traghettatore, quindi lavorava sul fiume Po trasportando merci ed animali da una sponda all'altra del fiume. Un giorno la marchesina incontrò il Portunè durante una passeggiata con le sue damigelle e si innamorò perdutamente di lui, però lui era un popolano e il padre, il marchese, non era d'accordo, per cui il Portunè venne poi imprigionato e riuscirono infine a vivere una vita felice insieme perché il padre capì il proprio errore e per la felicità della figlia liberò il Portunè. La mia figura è di un ragazzo che si innamora della marchesina, ma essendoci una differenza sociale tra i due, è stato difficile, ma poi con la buonavolenza del marchese si è riuscito a svolgere la storia dell'amore. E in tutto questo io sono accompagnato dai miei cortigiani che mi aiutano a contattare la marchesina anche non potendo perché il marchese non vuole. Esatto, quindi noi nel nostro percorso siamo accompagnati da damigelle e da cortigiani che appunto sono al nostro seguito anche tuttora durante il carnevale. I miei cortigiani sono Michele e Mattia. Mentre le mie damigelle sono Giovanna, Alessandra, Ilaria, Marta, Serena e Chiara. Buon carnevale a tutti!
E un grazie speciale agli amici di Cardè, sono sempre speciali. E che dire, adesso ci dobbiamo fermare un attimino per la pubblicità, quindi non preoccupatevi perché ritorniamo subito dopo. Consigli per gli acquisti, a dopo! Casalinghi, biancheria per la casa, articoli e regalo e molto altro ancora delle migliori marche. Potete trovarli qui alla Casa di Gio, in via Vittorio Emanuele II a Ravello, dal martedì al sabato, dalle 8.45 alle 12.15 e dalle 16 alle 19.30. Venite a trovarci, vi aspettiamo! Cari fenomeni, bentornati dalla pubblicità. Come avete visto, un bel rientro con un po' di musica con il nostro amico Marco. Volevo solo precisare che ho stonato di proposito, io canto meglio di solito. Bene, che dire, ci rimane da parlare di paesana, no? Delle maschere del carnevale di Paesana. Come tutti ben sapete, la maschera principale del carnevale di Paesana è Re Desiderio. Dato che abbiamo già fatto una puntata dedicata a lui, quest'oggi invece ho intervistato un altro personaggio delle maschere del carnevale di Paesana, ovvero il principe Adelchi. Sentiamo anche lui che cosa ha da dirci. Salute a voi, popolo di Valle Protivì. Il mio nome è Principe Adelchi, figlio di Re Desiderio, unico figlio maschio ed erede al trono. Ahimè, però io questo trono non l'ho mai potuto vedere perché il mio destino è stato un altro. Si narra infatti che quando Carlo Magno, re di Francia, marito della mia sorella maggiore, la principessa Ermengarda, la ripudiò e Re Desiderio, mio padre, non gli andò giù questa storia. Quindi, per questo motivo, dichiarò guerra al re di Francia. Il mio compito, quello di condottiero delle truppe di Re Desiderio, fu di oppormi a questa guerra. Però, purtroppo, ahimè, la guerra non l'ho mai finita. Morì in battaglia il principe Adelchi e così si concluse la sua breve storia. Diciamo che sui libri di storia non compaio molto, però Manzoni, Alessandro Manzoni, scrisse una tragedia su di me. E per questo motivo, diciamo che un po' di importanza nella storia ce l'ho anch'io. Insieme alle altre maschere del carnevale, le mie cinque sorelle, i miei paggi, mio padre, mia madre, facciamo parte ormai da tanti anni dal carnevale di Paesana e da pochi anni anche del grande carnevale di Saluzzo. E voglio ricordare sempre che nel Carnevale di Saluzzo, nel gruppo della Cricca, ci sono molti re, ma di principi ce n'è uno solo, e sono io.
Bene, per chi non l'avesse ancora capito, il principe Adelchi non è niente meno che Genio, il vostro conduttore preferito di Valle Pro TV. Che cosa vuol dire fare la maschera per me? Beh, fare la maschera non è solo un hobby, una passione, è uno stile di vita, vero e proprio. Nel senso che per quei 3 mesi che dura il carnevale, volenti o nolenti, lo devi sentire proprio dentro questa energia, questa forza, questa voglia di fare, voglia di partecipare, di portare il tuo paesino sempre con te. Le cose più belle di fare la maschera sono innanzitutto le case di riposo, le scuole, quando trovi questi sorrisi fantastici, dove porti un sorriso a persone che magari è da un po' che non sorridono più. Poi, vabbè, il gruppo della cricca del carnevale è fantastico, io mi sono sentito subito a casa, subito per me è stata una famiglia che mi ha accolto a braccia aperte e non mi ha fatto mai mancare niente. Questo sicuramente è una cosa molto importante, è una cosa bella, è una cosa che ti fa venire la voglia di andare avanti. Anche se purtroppo la vita ogni tanto ti riserva cose che non ti aspetti. E quindi per me, purtroppo, ripeto, è venuto il momento di appendere al chiodo il costume del principe Adelchi e donarlo a qualche ragazzo giovane che sicuramente avrà voglia e entusiasmo di portare avanti questa tradizione. Mi fermo qui dopo il terzo anno, questa è un po' la notizia shock di questa puntata. Terzo anno che però poi sulla fine non è che ho fatto proprio 3 anni veri e propri perché con questo problema del Covid purtroppo gli ultimi 2 sono stati un po' limitati. Vi auguro comunque a tutti voi ragazzi della cricca e a tutti i ragazzi che vorranno in un futuro diventare maschere del proprio paese di tenere duro, di stringere i denti perché sicuramente dovrà per forza arrivare a un periodo migliore, non si può andare avanti così assolutamente. Che dire, questa esperienza mi ha donato molte cose particolari, molte cose che non avrei mai neanche pensato, cioè entrare proprio così in punta di piedi in un gruppo di persone che da subito, senza neanche avere un minimo di incertezza, mi hanno veramente fatto diventare qualcuno. Sono diventato importante per qualcuno e questa è una cosa bellissima. Sono sicuro che anche se non continuerò più l'esperienza del carnevale, comunque mi sono costruito molte amicizie e quindi tanto siamo sempre qua, in girula, come si dice, ci vediamo. Ringraziamenti, andiamo ai ringraziamenti. Beh, ringraziamenti in primis al gruppo delle maschere di Paesana, a Gianfilippo Chiri, alias Re Desiderio, che mi ha voluto fortemente accanto a lui in questa esperienza, anche se all'inizio non ero proprio tanto convinto, però poi ho fatto bene, diciamo, ho fatto una giusta scelta. A tutti gli altri ragazzi che mi hanno, le mie sorelle, i miei paggi, che mi hanno supportato e sopportato in questi 3 anni, perché ve lo posso garantire che non ho un carattere molto facile, quindi chapeau, grazie mille anche a voi. Un ringraziamento a tutto il gruppo della Cricca, a tutti i ragazzi che ho avuto il piacere di conoscere in questi 3 anni, e a tutte le varie associazioni che comunque ci lavorano dietro e ci permettono di organizzare gli eventi e che speriamo il prossimo anno si possa tornare di nuovo a organizzarli e a fare qualcosa. Lascio il carnevale, spero di aver lasciato un bel ricordo. Ho sempre cercato di comportarmi, di essere sempre brillante, attivo più che potevo. E che dire, un ringraziamento va anche a quei personaggi che ho conosciuto in questi anni, ai veterani, chiamiamoli così, delle maschere del carnevale. Ne cito qualcuno, ovvio, non posso stare lì a citarli tutti, anche perché sicuramente me ne dimenticherei qualcuno, ma abbiamo il Gran Magnin, abbiamo il Gianduia di Racunese. Abbiamo Monsieur Paialunga, che è un grandissimo cantastorie, a tutto il mio rispetto, e soprattutto a un grande personaggio. Quando dico grande, dico anche importante di presenza, ovvero il mio padrino, Antonello il Budinè, che viene da molto lontano, eppure lui non si fa tutti questi chilometri, non si fa mai problemi per venire con noi a fare festa. Gli ricordo che, ahimè, purtroppo per un susseguirsi di svariati episodi non siamo ancora riusciti a fare il mio battesimo. Quindi io
Lascio il carnevale, ma sono ancora da battezzare, ma prometto che vengo su a trovarti e il mio battesimo ci sarà. Quindi preparati perché ritornerò. Bene, che dire, ringrazio ancora quei ragazzi che in questi giorni mi hanno mandato in video, mi hanno mandato le foto e tutto quanto, con i quali sono riuscito a costruire queste due puntate. Ringrazio anche quelli che hanno collaborato con me in passato, sempre per Visu, e con la speranza di poter tornare a collaborare. Per altre cose, sicuramente io i miei sono sempre degli arrivederci, mai degli addio, su questo ve lo posso garantire. La puntata di oggi volge al termine, quindi vi saluto tutti quanti e che dire, quest'oggi invece di chiudere la puntata con la prossima storia, la voglio chiudere con il nostro motto, il motto del Carlevè. Aleger! Alla prossima! Ciao ciao!